Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, qui per raccontare le vostre storie, come ha fatto, a questo indirizzo di mail che vedete in sovraimpressione, Francesco, che ci racconta quanto è stata importante nella sua vita, la fede in Dio, ma soprattutto la grande devozione e protezione di Padre Pio. Nato a Trapani nel 71, vive una vita segnata, scrive, dalla protezione di Padre Pio, soprattutto in un periodo difficile della sua giovinezza. Era il 1992, Francesco all'epoca era un giovane ambizioso, stava preparando un concorso nelle forze armate per concentrarsi nello studio, aveva deciso di ritirarsi in una vecchia casa di famiglia appena acquistata con suo papà. Nonostante l'entusiasmo per il futuro, era tormentato da un fortissimo dolore alla sciatica che neanche le punture di sua mamma riuscivano a calmare. Un giorno un caro amico torna da San Giovanni Rotondo, inaspettatamente gli porta un dono speciale. Lui racconta: "Non ho comprato nulla, ma ho pensato di fare questo regalo ai miei amici più cari", gli disse. Francesco, che fino a quel momento non aveva mai approfondito la figura di Padre Pio, accettò questo dono con curiosità. Rimasto solo, ecco, con questo dono del suo amico, con una sorta di atto di fede improvviso, fece questa sua intima preghiera: "Padre Pio, ti prego, fammi passare questo bruttissimo dolore". Lo sussurrò quasi, chiedendo di poter affrontare con serenità il concorso a cui si stava preparando. Immediatamente lui racconta questo: il dolore scomparve. La casa vecchia, trasandata, impregnata di muffa e chiuso, si riempì di un profumo inebriante di rose. Francesco corse da sua mamma, emozionato, ma lei non riusciva a percepire quel dolce profumo che per lui era così evidente. Da quel giorno il dolore alla sciatica non si ripresentò mai più. Nonostante però non abbia superato il concorso, Francesco ricorda quel momento come il primo segno tangibile dell'intercessione di Padre Pio nella sua vita. Allora decise di dedicare al santo cappuccino uno spazio solo per Padre Pio nel suo giardino, con una statua che avrebbe guardato verso casa sua come simbolo di protezione. Tuttavia, per una serie di coincidenze, la statua poi trovò una collocazione proprio dentro casa sua, nel punto preciso proprio dove Francesco aveva vissuto quel momento importante della sua vita. "Sembra che voglia rimanere qui, dentro, con noi", osservò, sua moglie. Da quel momento la statua è rimasta lì, con, quel dono del suo amico che ha riportato da San Giovanni Rotondo, come un simbolo, un legame tra Francesco e Padre Pio.